Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposta a averne tutto per un po'. Lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Oh, tutto l'amore che ho. Oh. Oddio, due richieste, vediamo. Ah, Silvia, quella del Circeo, accettiamo. Ma Ivan? E chi è? Vediamo. Ivan. Ma c'è tutte le foto di Jovanotti. Accettiamo. Fan, io l'adoro. È il mio idolo, anche il tuo. Ti ricordo che è un mio grandissimo amico. Oddio, non ci credo, ma non è possibile. Davvero. E come l'hai conosciuto? Giulia, è pronto? Eccomi, arrivo. Forza ragazzi, in classe! No Giulia, no, ti prego, convinci tua madre. Non ne vuole sapere, dice che la pagella era troppo brutta. Io con chi ci vado al concerto? Fatti danno un'altra punizione, no? Non hai capito? Non mi dà proprio soldi per comprarlo il biglietto. Oddio, che tragedia! Giulia, fai i compiti! Sì, scialla, ma li faccio tra un po'. Ciao Ivan! Beh sì, tranne un botto di compiti, ma soprattutto mia madre che non mi dà i soldi per comprare il biglietto del concerto. Come la vedi? No, dimmi che non scherzi. Sì, certo, allora, 369 58 47 302. Sei un grande, grazie. Simone, una notizia mitica, andremo al concerto. Allora, ho conosciuto uno su Facebook che mi ha detto che c'ha due biglietti, uno per te e uno per me. Non ci credo, è fantastico! Ma chi è questo? Ah, te l'ho già detto, è uno che ho incontrato su Facebook, si chiama Ivan. Sì, ma ti fidi? Sei sicura? E se si fosse inventato tutto? Stai tranquilli, ok? E poi se ci avessi voluto provare mi ci portava lui al concerto, no? E invece ci andiamo io e te, tesorina, io e te. Poi, scusa, adesso devo andare, eh? Ci sentiamo domani, ok? Ciao! Dai, Simo, muoviti, muoviti! Ma qual è? Non lo so, non vedo nessuno. Forse si è dimenticato. Magari gli è successo qualcosa. Dai, prova a chiamarlo. Magari era solo uno scherzo. Questo non viene più. Vabbè, ciao. Ciao, ti chiamerò. Giulia, sono Ivan, sono in ritardo, però sto arrivando, aspettami.